Perché la vende? Una cantina è sempre utile. Non è una perdita quella lassù. Mi scusi, il signore che ha comprato la cantina, beh, stanotte ha dormito lì. È un problema, non è possibile. Ma quale problema, signor Sandberg? Le abbiamo venduto la cantina per metterci delle cose, non per viverci. L'uomo a cui ha venduto la sua cantina mi ha urlato contro, mi ha insultato, mi ha dato dello sporco arabo. Che cos'hai, tutto bene? Fonseca è membro di un forum neofascista che ha sede a Barcellona. Annullo la vendita della cantina. Ci deve restituire le chiavi. Quando c'è l'accordo sul bene e sul prezzo, la vendita è conclusa, sì o no? Promettici che non gli parlerai più. Ma quanto siete pesanti, ok? Non gli parlerò più. Hai venduto la cantina a un negazionista? Siamo una famiglia, no? Cazzo, siamo fratelli! Lo so, dovevo parlartene. Non mi avevi detto che abitiamo nella casa di tuo zio deportato? Il negazionismo in Francia conta 30 persone che delirano in un angolo, ma con internet instillano dappertutto il loro veleno. È solo con il suo odio. Noi siamo insieme e ci amiamo. Se tu volessi risolvere il problema veramente, scenderesti in quella cantina e spaccheresti la faccia a quel bastardo! Sei mai stata tradita da persone che ti amavano? Credi di proteggerci, ma è te che proteggi. Cosa vi fa paura? La verità? Lo fai apposta, eh? Hélène, stai bene?